Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la conduttrice dei Fatti Vostri non ha più festeggiato il compleanno dopo il tradimento, il suo dolore più grande. Anna Falchi è tornata a parlare della fine della relazione con Fiorello. Sono passati tanti anni, ma in una intervista con Oggi ha rivelato di non aver più festeggiato il compleanno da allora. L'occasione per una lunga chiacchierata sono state infatti le 50 candeline spente pochi giorni fa. 50 anni portati benissimo per la Falchi, ma allo stesso tempo un momento giusto per fare un bilancio della propria vita. E lei lo ha fatto anche dei suoi amori, passati e presenti. Non sempre questo bilancio però è stato positivo, come quando ha sofferto moltissimo per il tradimento di Fiorello. La fine della loro relazione ha fatto soffrire molto Anna Falchi. Forse anche Fiorello ha sofferto visto che lei ha parlato al plurale. Quando ha parlato di questo amore, lontano ormai più di due decenni, non ha potuto nascondere il dolore. Erano gli anni 90 quando Anna Falchi e Fiorello erano una coppia che faceva sognare. Si sono amati tantissimo, ma non c'è stato lieto fine. Durante le riprese di un film Anna è tornata a casa per fare una sorpresa a Fiorello e l'ha trovato con un'altra. Quindi nell'intervista su Fiorello ha detto: "Mi ha tradita. Il mio primo dolore d'amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l'ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno. Se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto." Dopo Fiorello non ha più festeggiato il compleanno. Forse perché le feste le avrebbero risvegliato questo dolore, in un certo senso, avendo festeggiato la fine del loro amore. Ma gli amori di Anna Falchi non sono finiti. Nella sua vita occupa un posto speciale l'ex marito Stefano Ricucci, sul quale ha speso solo belle parole. Lo considera l'uomo che tutte vorrebbero accanto. "Quello è stato il periodo più bello insieme il più brutto della mia vita", ha detto a proposito della loro relazione. Il riferimento è al periodo buio passato da Ricucci durante il quale lei gli è rimasta accanto. "Tra loro è finita perché ha perso fiducia in lui. Il suo grande amore però sarà sempre la figlia Alissa, nata 11 anni fa dalla relazione con l'imprenditore Danny Montesi." Oggi Anna Falchi è legata ad Andrea Ruggeri. Lo ha incontrato quando era incinta della figlia. Nonostante stiano insieme da circa 10 anni sono andati a convivere da poco, ma stanno già incontrando le prime difficoltà. "Ci sta mettendo alla prova. Facciamo vite diverse con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra un paradosso ma è così." Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.